Tartufi d'Etruria conferma un'altra edizione, la 19ª, che ha messo in evidenza il prezioso tubero con tanti espositori che hanno aderito e che hanno contribuito anche a portare dei prodotti di eccellenza nel cuore della città. Anche questa edizione si è confermata di grande successo, di grande attenzione verso un prodotto che grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Tartufai delle Valli Aretine, alle tante aziende aretine che lavorano nel settore con grande professionalità e qualità dei prodotti, diventano testimonial per i tanti turisti e per i tanti aretini che sono stati in questi 4 giorni qui ad Arezzo, di un prodotto che si presta a tanti e diversi utilizzi nelle tavole degli aretini e di tanti turisti presenti e provenienti da tutta Italia qui ad Arezzo. È anche un modo per far conoscere il loro lavoro a chi magari si ferma per apprezzare il prodotto ma non conosce tutta la filiera che sta alle spalle. Beh sì, quella di Tartufi d'Etruria, ma più in generale anche dell'Associazione Tartufai delle Valli Aretine, con cui Confesercenti conferma una collaborazione reciproca che crediamo preziosa, è quella di far conoscere tutta la filiera. Quindi tutto quello che è il prezioso lavoro delle tante aziende agricole che investono sulle piante, che creano insomma queste tartufaie sparse per la nostra provincia, il lavoro prezioso dei cavatori e soprattutto anche quello poi degli operatori commerciali che o lo vendono o addirittura poi lo trasformano in tante tipologie di prodotti che si prestano a più diversi utilizzi e che poi trovano il suo momento più alto di valorizzazione in tante ricerche. L'associazione si dà molto da fare anche per avere la libera ricerca del tartufo, perché da un po' di anni, specialmente nelle province vicine, Siena, è stato tutto chiuso, tutte riserve, pertanto è diventato difficile la ricerca. Come sta andando questa stagione? Bello, sì. Intanto all'interno di questa iniziativa abbiamo visto degli esemplari davvero molto belli. Guardi, l'inizio di stagione sembrava proprio fosse una stagione scarsa, mentre ultimamente la stagione è cambiata, si sta trovando anche delle pezzature abbastanza grosse, in particolare in provincia di Siena e vicino a Perugia. La stagione è migliorata tantissimo.